Un albergo, adesso voglio portarvi. Sto facendo un giro in questi giorni, sono libero. Nell'entroterra bolognese, oserei dire quasi romagnolo, quasi romagnolo. Questo è un albergo, ma chi va in questo albergo? Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Ma è meglio se ci andasse. Sì, mi trovo qui. Sì, ho dietro di me 60-70 euro. Se in questo albergo ci fosse Margot Robbie, chiediamo lì alla reception. Se stasera, ma non credo, non credo perché qui ci troviamo al lavino di me. Non credo che Margot Robbie si trovi qui. Sincero. Comunque, a proposito, ecco, adesso vi mostro un posto. E che Margot si trovi qui? La regina Margot. Margot. Oggi fa meno caldo. Fra un po' forse verrà piove. Ecco, vi voglio mostrare questa scritta. Mi sono fermato apposta, sono tornato indietro. Questa scritta mi ha stupefatto, diciamo. Questa è la scritta. Sì alle case chiuse. Ne ho fatto tanto per chiuderle queste case, vogliamo riaprire, cioè chiudere un'altra volta. Ma come recita Leonardo DiCaprio? Ma è smorfioso, è manieristico Leonardo DiCaprio, ma sempre così. Ficcatelo nel culo, Leo, il dito del cazzo. Andiamo, andiamo, decollo, andiamo. A Leonardo DiCaprio ho sempre preferito, adesso lo dico. Un attimo, scusate. Ho sempre preferito Ryan Gosling di Drive, su musica di Kandinsky, no, Kavinsky, Kavinsky. Ryan Gosling sembra autistico, così. Recita così, Ryan Gosling. E all'improvviso parte in quinta. In prima, no, in quinta no. Vediamo che passa su Radio DJ. Chi è il Mahmood? Il Mahmood. Mahmood, Mahmood, Mahmood.
di questa cittadina, ci sono tornato anche oggi. Ah, son cascati i soldi. Sono tornato qui, mi esercito un fascino magnetico come il mio, ipnotico, questa cittadina. Ah, questi soldi. Un po' più animato oggi. Certo che in questo posto qui, com'è che dicevo quel tizio, ve lo ricordate? Quello delle papere di mai dire cos'era, mai dire mai o mai dire gol. È un po' di figa qui. Non è che ci sia molta peluche, diciamo. Comunque si è un po' più animata questa piazzetta rispetto a ieri. Era qui Gallegria, che gioventù, eh? La meglio gioventù. Passa manco una macchina. Sì, questa cittadina è già molto viva, diciamo, di giorno, figurarsi di notte. Da film di Romero. Qui che c'è? Mi sa che ho dimenticato le sigarette al bar, oppure in macchina. Devo controllare. Erano qui, è inutile tornare al bar. Tra l'altro, gentilissimo questo barista, un po' ciccione, peserà 100, 100, 100, 120 kg. Però un uomo buono. Sì, sono qui le sigarette, sono qui le sigarette. Sì. Estrazione. Olè. Bravo, hai fatto bene, mai tirarsi indietro, cioè, proprio mai, mai no, insomma, bisogna un po' vedere dalle situazioni, ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti più o meno noti, io questa non la sapevo, Hugh Jackman, che tutti conosciamo come Wolverine, allora se siete appassionati di film di supereroi sapete che bene o male di Batman ce ne sono stati tanti, di Spider-Man ce ne sono stati tanti, di Superman ce ne sono stati Sì, e tanti, di tua sorella di invece? Wolverine fino ad oggi c'è solo Hugh Jackman e lui ha rifiutato, sembrerebbe, il ruolo di James Bond ai tempi in cui poi fu scelto Daniel Craig e quindi a quel punto gli ho detto no, io non vorrei, senti la saggezza, dice sarebbero due grossi ruoli ricorrenti, dice se io, dice ero preoccupato, lo ha dichiarato. Anche due grossi uccelli, Ero preoccupato diciamo, che no? tra Bond Perché, e X-Men signor poi avrebbe Jackman, potuto Jackman, a fare delle cose essere diverse uno negli altri film, particolarmente quindi dotato, diciamo, quando riguarda scelte del l'uccello. genere bisogna avere anche un po' Dove cazzo sto la andando? visione Dai, strategica, torniamo che in questo indietro. caso poi era appunto quella di non riuscire Avete più a fare capito? altro Ci vuole la visione che raggiungere strategica. da quel ruolo un La visione altro film strategica. clamoroso, stiamo parlando di Forrest Gump, che ormai insomma sono quei film che tu non riesci più a immaginarti con nessun altro attore. Però proprio immaginati la Come no, con scena me sì. di Forrest Gump, Forrest che si mette sulla panchina e dice la roba della scatola di cioccolatini. Immaginatela però con John Travolta. No, non funziona, non sarebbe stata, poi chi lo sa, Come no, perché alla fine come uno la gira come la gira, no. poi si Da finisce tanto che non in ascoltavo questa. un'altra maniera. Make sense, make sense, make sense.